Gianenzo Duci, presidente di Federagenti, la Federazione degli Agenti Marittimi Italiani, per parlare proprio di portualità in una nuova fase di riforme. Ecco, qual è il ruolo che possono giocare in questo nuovo assetto della portualità italiana i porti liguri e soprattutto se deve un po' cambiare anche il ruolo dei nostri porti? Quest'anno ha già visto, secondo me, un cambiamento significativo. In ogni caso, la riforma dei porti sostanzialmente sposta a Roma molte delle decisioni che un tempo venivano prese a livello locale. Quindi, da questo punto di vista, potrebbe sembrare un qualche cosa di negativo, tra virgolette, per la portualità ligure. Ma in realtà credo che possa essere letta la riforma in maniera anche leggermente diversa da così. Nel senso che se è vero che le decisioni oggi diventano romane, è pur vero che la strategia diventa nazionale. E allora a quel punto Genova, che già il ministro ha chiamato Porto d'Italia, assume una centralità nell'ambito delle scelte che verranno prese a Roma, secondo me più importante. E quindi per certi versi il porto di Genova diventa un problema, tra virgolette, una risorsa per l'intero paese e non solo per Genova e i genovesi. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo vigilare sul fatto che sia ben, diciamo, argomentata la posizione di Genova a livello romano, ma non dobbiamo avere timore che qualora noi saremo in grado di, spiegare bene quali sono le nostre esigenze, queste non vengano accolte. Ecco, Genova centrale anche per quello che riguarda la cosiddetta Via della Seta, no? Insomma, un ritorno, diciamo, dalla Cina di importanti investimenti. Ecco, in questo secondo te è pronta la nostra città? Genova arriva secondo me pronta e anzi per certi versi l'accorpamento con Savona le dà ulteriore slancio perché quella che da molti è stato visto come un problema, gli investimenti a vado, oggi si presentano nell'ambito del Belt and Road Initiative dei cinesi invece un'opportunità enorme perché vado è l'unico investimento diretto in cui i cinesi sono presenti a livello dei terminalisti. Perché sono usciti adesso da Napoli e quindi di conseguenza il fatto che la Cina avrà nel Pireo il suo porto hub, ma in Vado il porto più vicino ai mercati di sbocco, a me lascia pensare che insomma, avremo nell'autorità portuale del Mar Ligure occidentale, come ci chiamiamo adesso, probabilmente il terminale più vicino ai mercati per le merci cinesi. Quindi secondo me si apre un'opportunità molto importante da questo punto di vista. Il fatto che il ministro abbia portato appunto i presidenti delle autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e di Trieste insieme a lui nel viaggio che ha fatto insieme al presidente Mattarella in Cina, credo sia un ottimo segnale da questo punto di vista. Ecco, spostiamoci un attimo sulla terraferma, dopo essere stati molto sui porti. Rimaniamo a Genova, dove parliamo di teatro, perché tu sei anche presidente del Teatro Stabile. Ecco, come sta procedendo un po' la fase di rilancio e di posizionamento ad alti livelli di questa importante realtà culturale della nostra città? Insomma, credo che quest'anno i genovesi, prima di tutto, ci abbiano premiato in maniera significativa. Abbiamo fatto più 24% tra abbonati e biglietti venduti e soprattutto abbiamo presentato settimana scorsa il cartellone in maniera congiunta con il Teatro dell'Archivolto. Quindi la somma di questi due teatri rappresenta sostanzialmente il primo teatro italiano, al pari più o meno del Teatro di Torino, in termini di volumi organizzativi in termini di spettacoli, in termini di abbonati, in termini di produzioni proprie e quindi abbiamo la speranza che quello che quest'anno è esclusivamente un cartellone congiunto possa in un futuro diventare anche un singolo teatro. Grazie a Gianenzo Duci per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi.